Cari amici, cari amiche di La Tenda TV, di Radio Palazzo Carli, pace e bene a voi, buona giornata. Oggi ascoltiamo il brano del Vangelo sempre di Matteo, siamo al capitolo 22. La liturgia salta alcuni versetti in cui si narrano due episodi particolari. Il primo riguarda la discussione dei farisei ed erodiani circa il tributo che bisogna dare a Cesare, e il secondo con i sadducei circa la risurrezione dei morti. Nel brano di oggi troviamo il dottore della legge, così abbiamo davanti tutti i personaggi che vogliono incontrare il Signore in vari modi, come sentiamo e come sappiamo. Lasciamoci accompagnare, guidare e sostenere dallo Spirito Santo, perché questa parola entri profondamente nel nostro cuore e porti il suo frutto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio nostro Padre della luce, tu hai inviato nel mondo la tua parola attraverso la legge, i profeti, e negli ultimi tempi hai voluto che lo stesso tuo Figlio, tua parola eterna, facesse conoscere noi, a noi te, unico vero Dio. Manda ora su di noi lo Spirito Santo, affinché ci dia un cuore capace di ascolto, tolga il velo ai nostri occhi e ci conduca a tutta la verità. Te lo chiediamo per Cristo, il Signore nostro, benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca a sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. La domanda che questo dottore esperto della legge pone a Gesù è sì, per metterlo alla prova, come dice il testo, ma forse non per mettere in difficoltà Gesù o con un senso di cattiveria dentro, come avevano fatto precedentemente gli erodiani o i farisei, ma forse anche per la ricerca, come era in quel tempo, di capire se c'era un comandamento, una sintesi in fondo a tutte le norme che c'erano nella legge antica o tutte poi le varie interpretazioni che erano state date dei vari precetti della legge. E allora trovare un qualcosa che sintetizzi, una frase, un comandamento, che una volta vissuto quello possiamo dire, beh, ci siamo dentro, insomma. La domanda quindi esprime questo desiderio di capire in profondità. E Gesù, è chiaro, che rimanda al comandamento fondamentale che già era presente nell'Antico Testamento, ascolta Israele, amerai il Signore tuo Dio, eccetera, eccetera. E lo ricorda, lo amerai questo Signore tuo Dio. Questo è il primo, vero, grande comandamento, no? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Su questo si basa tutto il resto. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, eccetera, secondo il discorso della montagna, cioè quel grande discorso che Matteo porta di Gesù nei primi capitoli del Vangelo,
è cercare quell'essere perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E per sapere comunque se noi viviamo questo comandamento dell'amore verso Dio in pienezza e in profondità, ecco il secondo comandamento, che è poi simile a quello, come ricorda Gesù: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ora, prossimo tuo, secondo il discorso della montagna, sempre riportato dall'Evangelista Matteo, è anche il tuo nemico, è quello che ti perseguita. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Chiunque è il tuo prossimo. Sono due comandamenti inseparabili. Non c'è la pratica dell'uno senza l'altro. Anzi, il secondo, come dicevo, è il criterio per sapere se il primo è in assoluto il primo, se veramente amo il Signore. San Paolo ci ricorda, ama nella lettera ai Romani, ama il prossimo tuo come te stesso. In questo comandamento sono contenuti tutti gli altri. Chi ama compie tutta la legge. E San Giovanni, nella sua prima lettera, capitolo 4, versetti 20, dice: come potrai dire di amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? L'amore per il prossimo è chiaro che è sempre in dipendenza dall'amore per Dio con tutto te stesso. Implica comunque un lavoro costante di decentramento da sé, di mettere Dio al primo posto e di conseguenza chi mi sta accanto, chi Dio pone accanto a me. Agli occhi di Dio lo sappiamo che ogni creatura umana è fatta a sua immagine e somiglianza, come lo sono io. Quindi ognuno è un mio fratello e una mia sorella. Ognuno è figlio e figlia di Dio. In questo troviamo una profonda comunione, una profonda somiglianza. Così l'amore al prossimo diviene la narrazione, possiamo dire sacramentale, di segno dell'amore di Dio per l'uomo e una testimonianza dell'amore umano per il Dio. Chi mai ci può comandare di amare? Se non l'amante, se non colui che già ci ha amato profondamente, lui solo è buono. Solo l'anima amata da Dio può accogliere il comandamento dell'amore del prossimo fino a dargli compimento. E ancora San Giovanni, sempre nella prima lettera, ci ricorda: Dio ci ha amato per primo, gli ha dato se stesso per noi nel suo figlio. Il comandamento poi non è tanto un ordine, quel tu devi, ma è una possibilità che mi è data. Tu amerai il tuo prossimo, tu amerai il tuo Signore, come vediamo, sentiamo messo al futuro. Più che un comando tu devi, è un tu puoi amare. Tu puoi accogliere il fratello, tu puoi nella tua volontà e nell'amore che è riversato dentro di te accogliere anche l'altro e metterti in relazione con il Signore. Il comandamento diviene così una luce sulla tua vita, sulla tua esistenza, diviene l'offerta di un senso alla vita che crede nella capacità mia, tua, di mettere in pratica l'amore e di trovare in questo amore verso Dio e verso il prossimo la gioia piena, la pienezza della vita. Il comandamento è attestazione anche di fiducia di Dio nei nostri confronti. Dio crede in me, Dio crede in te e nella tua capacità di amare, nella mia capacità di amare. Ecco allora che il Signore, dicevo, parla in questo futuro: tu amerai, tu entrerai in questo cammino, in questa logica che dura la tua vita, in una vita di amore verso Dio e verso il prossimo.
L'amore che vivi oggi è un amore che ti apre al futuro e costruisce la tua vita per il domani. L'amore che riesci ad esprimere nei confronti di Dio e del tuo prossimo oggi è un continuare, è un costruire una società, un mondo, una comunità cristiana anche per chi viene dopo di noi, basata sull'amore, nell'amore. Anche se non viene capito o misconosciuto o disprezzato questo nostro magari modo di vivere, di amare, ma è comunque quello che apre noi stessi ad essere una risposta al Dio amore. Apriamo il nostro cuore veramente perché l'amore abiti nel sentirmi amato pienamente da Dio, nel sentire che sono nel cuore di Dio, questo mi spinga anche oggi, in qualche piccolo gesto, nell'incontro di qualsiasi persona, a vedere in questa persona un fratello, una sorella che è amata da Dio e che ha bisogno anche del mio amore, perché così possa uscire da questa chiusura di me stesso ed accogliere sempre, innanzitutto l'amore di Dio per me, dell'essere perdonato, dell'essere amato, per poterlo restituire a Dio attraverso i fratelli. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.